Bentornati a tutti quanti in questo nuovo video. In questo nuovo video non sarà una nuova recensione, come sicuramente avrete capito dal titolo, bensì sarà l'ennesimo aggiornamento della mia collezione di DVD. A differenza dell'ultima volta che erano tantissimi, erano 40 DVD, questa volta saranno anche un numero tondo, sono 19 film. Ma più che altro questa dell'aggiornamento è un pretesto per parlarvi di una cosa un pochino più importante, ma di cui parlerò alla fine, quindi vedetevi tutto il video, vi tocca vedervelo tutto, se no skippate fino alla fine, se vi conviene. Cominciamo quindi con la mia collezione di DVD. Questa volta ho cambiato lo sfondo, io solitamente le collezioni di DVD o lo faccio con lo sfondo brutto, oppure dalla scrivania con tutta la collezione dietro. Questa volta uso l'inquadratura classica perché sinceramente mi mancava tanto. Bando alle ciance, cominciamo con la collezione dei DVD. Il primo film che ho acquistato è Doom. Avevo già parlato di quanto adoro i film tratti dai videogiochi. Di questo film avevo parlato anche nell'ultimo aggiornamento con Lemmy the Best 85. Doom è uno dei pochi film tratti da videogiochi veramente attinente al videogioco. Certo, la trama purtroppo non è un granché, anche gli attori non sono bravissimi, però sinceramente questo film, già solo per la sequenza in prima persona dove c'è solo l'arma in primo piano e tutto a scorrimento, proprio tipico del videogioco, ha fatto guadagnare tantissimi punti a questo film. Poi, un grandissimo film, che è il film di SpongeBob. Io adoro la serie SpongeBob, mi fa morire dal ridere, cioè questo film è straordinario, è bellissimo, io me lo sono visto forse senza esagerare 30 volte da quando l'ho comprato, è troppo bello, lo dovevo prendere, non giudicatemi. Il primo Blu-ray che ho acquistato, che è un Blu-ray più DVD, un altro film d'animazione, è Piovono Polpette. Questo l'ho comprato sotto grandi pressioni da parte di mia sorella. E devo dire che però il film è veramente simpaticissimo, molto bello, molto ben fatto. Mi è dispiaciuto non averlo visto in 3D, sinceramente, perché si vede che questo è un film che merita di essere visto in 3D. Davvero molto bello, una piacevolissima scoperta. Poi allora, questo è un film che sinceramente non ho preso io, l'ha preso mio padre, che io non ho visto, non so se mai vedrò. Il film in questione è Totò Peppino e la mala femmina. Non so se lo vedrò perché sinceramente parlando a me i film di Totò non piacciono tanto. Io sono, come dice Yotobi, ci sono due tipi di comici italiani, c'è chi adora Fantozzi e chi adora Totò. Io sono di quelli che amano Fantozzi e so tutti i suoi film a memoria. Totò purtroppo è un tipo di comicità che a me non piace, cioè non piace cinematograficamente. Lui era una comicità più da teatro ed è capace che vederlo al teatro sia tutta un'altra cosa. Al cinema purtroppo non mi ha mai convinto Totò, purtroppo. Poi, questo è un DVD che sono ben quattro film in un unico cofanetto, ossia tutta la saga di Matrix. Io ero una grande mancanza nella mia collezione non avere questa grande saga cyberpunk, anche se devo ammettere l'unico film che veramente mi è piaciuto è stato il primo, poiché gli altri due, sì, belli, ma stravolgono tutta l'atmosfera, tutta quella mitologia che si era creata col primo film, viene troppo esagerata a parer mio. Poi viene incluso anche Animatrix, che sarebbe una raccolta di cortometraggi d'animazione molto interessanti, non dico belli perché ho visto sicuramente di meglio, però molto interessanti. Poi questo è un film di mia sorella, non è mio, ed è Una canzone per te. Io questo film l'ho visto al cinema addirittura. L'unico motivo, i motivi che mi avevano spinto a vederlo erano che c'era Wilbush e anche perché un motivo un po' più personale. Devo dire che il film non è poi questo granché. Sicuramente spicca un po' leggermente rispetto alle solite commedie italiane, però rimane pur sempre una commedia italiana per ragazzi. Poi, questo invece veramente merita tantissimo, Mass Attacks di Tim Burton, finalmente completo la filmografia completa italiana, poiché il film che mi manca, Pee Wee Big Adventure, in Italia non è più distribuito in DVD, infatti è probabile che mi dovrò far arrivare il DVD dalla Francia, attraverso Amazon, speriamo. Poi, Kia Shan, La rinascita. Io
conoscevo a sprazzi il cartone animato, manco quello nuovo, quello vecchio. E sinceramente il film lo reputo migliore rispetto alla serie, anche se troppo 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 pesante. Cioè, ci sono le sequenze con questo film è quasi fatto interamente in digitale. Le sequenze di combattimento sono spettacolari e bellissime, però purtroppo sono poche. A differenza di quello che fa intuire il trailer, le sequenze d'azione sono poche e per il resto il film è un po' troppo pesante, però ricrea un'atmosfera stupenda che solo i film giapponesi riescono a fare. Poi un grande film che è Gandhi, che io devo molto a Gandhi poiché feci la mia tesina per l'esame della terza media su Gandhi e presi ottimo, quindi io a Gandhi devo veramente tanto. Questo film è bellissimo, interpretato in maniera magistrale, troppo bello, troppo bello. L'ho dovuto prendere per quanto è bello. Non l'ho preso in Blu-ray perché secondo me è uno di quei film che umili per quanto colossali, quindi non va visto in alta definizione, secondo me. Invece ho preso in Blu-ray più DVD Pirati dei Caraibi oltre i confini del mare, che è il quarto capitolo che sinceramente io ho adorato alla follia. Cioè, io la saga di Pirati dei Caraibi la adoro non tanto come saga cinematografica, quanto perché paradossalmente io la vedo, la saga di Pirati dei Caraibi, come un adattamento molto libero della saga di Monkey Island, che sono i miei videogiochi preferiti per PC. E il quarto film in particolare, subito dopo il primo, secondo me è il più bello, perché la mia scaletta di Pirati dei Caraibi è il primo film e il più bello. Poi c'è il quarto, poi il secondo e infine il terzo, che è quello che mi ha convinto di meno, nonostante sia il più spettacolare. Poi passiamo a un horror, un cult, un film che io vidi da piccolo e mi fece, non dico paura, però mi inquietò abbastanza. Grana Rosso Sangue, tratto da un racconto di Stephen King, un film cult che ha portato a tantissimi seguiti, però secondo me solo il primo ricrea veramente bene un'atmosfera che gli altri film non vedevano manco da lontano. Un film stupendo. Poi ho fatto una scorpacciata, se possiamo dire, di film Disney, ne ho acquistati 4. Io avevo una carenza di film Disney, quindi poi ultimamente hanno messo anche una promozione che prendi due, paghi uno. Mi ci sono fiondato, anche se comunque i prezzi erano abbastanza alti. Il primo che ho preso è stato Rapunzel, che io vidi al cinema, non dico appena uscito, però comunque quando uscì, ed è un film straordinario, come solo la Disney sa fare. Poi con questa animazione al computer perfetta, veramente la Disney ha raggiunto la perfezione dell'animazione con questo film, bellissimo. Poi ti emoziona come solo i film Disney sanno emozionare. Accordato con Rapunzel, ho comprato Tarzan, che secondo me tra tutti i film Disney, insieme a Hercules e il Re Leone, è quello che ha la colonna sonora più bella di tutte, ad opera di Phil Collins in questo caso. È un qualcosa che ti fa venire i brividi, un film bellissimo. Io avevo la videocassetta di Tarzan e la consumai a forza di vederlo, un film veramente, veramente, veramente bello. Sempre Disney, Bug's Life, anche questo è stato sempre uno dei miei film Disney preferiti, pure questo è simpaticissimo, anche se devo dire, tra tutti i film Disney è quello un pochino più traballante, poiché diciamo non mischia molto bene serietà e comicità come invece fanno gli altri film, però comunque un film che mi piacque talmente tanto da piccolo che tuttora lo adoro. Poi l'ultimo film Disney che ho preso, accordato con A Bug's Life, Mulan. Questo pure mi fa morire da ridere, cioè solo Mushu doppiato da Enrico Papi secondo me merita tutto il film, come in Hercules, Filottete doppiato da Magalli, qui Enrico Papi fa un lavoro straordinario, nonostante lui non sia un doppiatore professionista, rende il personaggio in una maniera troppo simpatica, tutte le risate che mi fa fare questo film grazie a Mushu, pochi ci riescono, quindi un film stupendo, poi la storia è bellissima, i disegni sono straordinari, solo Disney può fare queste cose. Poi l'ultimo film
che è uno dei film più belli degli ultimi anni, a parer mio, The Cell, la cellula. Questo film è la prova di come anche gli horror moderni possono essere veramente arte. Questo film è un'opera d'arte visiva, cioè è riuscito a mischiare insieme splatter e cinema d'arte come secondo me nessuno è mai riuscito. È un film bellissimo visivamente, sono adottati certi stili di ripresa, certe immagini, una fotografia straordinaria, quindi un film veramente che merita. Certo, c'è Jennifer Lopez come interprete che poi non è questa grande attrice, però questo film nel complesso è un qualcosa di straordinario, bellissimo. A conti fatti, con questi nuovi DVD, la mia collezione ha raggiunto la soglia dei 460 film, di cui 24 Blu-ray e 443 DVD. Che cosa bella! Finito con il parlare della collezione di DVD, passiamo a quello che, come già detto all'inizio, dovrebbe essere la comunicazione più importante di questo video, ossia che quest'anno, oltre ad andare a Lucca, ma di questo parlerò quando sarà il suo tempo, quest'anno andrò anche al Romix, la rassegna di fumetto, videogiochi e spettacolo che si terrà a Roma. Io sarò al Romix questa domenica, domenica 2 ottobre. E ci sarò anche in questo caso come cosplay, e il mio cosplay sarà il cosplay in questione è Miles Edgeworth del videogioco Ace Attorney. Allora, questo è un videogioco che io ho adorato, l'ho scoperto grazie al professor Layton, perché a breve uscirà il videogioco il professor Layton vs Ace Attorney. E io, da grandissimo appassionato del professor Layton, ho scoperto anche attraverso questo video quest'altro videogioco che era Ace Attorney. Ci ho giocato praticamente per un anno a tutti e tre i videogiochi principali e ho adorato il personaggio in questione, ossia Miles Edgeworth, che dovrebbe essere il cattivo del primo videogioco, che secondo me è il personaggio più carismatico di tutta quanta la saga, insieme a Franziska von Karma. Quindi al Romix, che ripeto, a cui parteciperò il domenica 2 ottobre, ossia questa domenica che sta arrivando, sarò presente lì in veste di Miles Edgeworth con tanto di cartello di obiezione. E non sarò da solo, ci saranno come mia sorella che farà il cosplay di Maya Fey e una mia amica che è Benedetta che farà la cosplayer di Emma Sky. Doveva essere con noi anche un'altra mia amica che è Silvia, che doveva fare la cosplayer di Mia Fey, però purtroppo non potrà essere presente, quindi a me dispiace tantissimo. E forse, dico forse, ci sarà anche o Phoenix Wright, ossia il protagonista della saga di videogiochi, o anche l'ispettore Gumshoe, però purtroppo questi due sono molto anche in forse. Sicuramente però ci sarò io, ci sarà Maya e ci sarà Emma. Io spero di riuscire a incontrare molti di voi come lo speravo anche l'anno scorso per Lucca. Purtroppo a Lucca riuscì solo con Geo33EX e sinceramente mi è dispiaciuto non poter incontrare gli altri. Spero di incontrare quindi tanti di voi a Romix, in particolare già ne parlavo su Facebook. Spero di incontrarci Dragonessa Safira, perché mi piacerebbe tanto incontrarla dal vivo. Spero quindi di incontrare tutti voi. Io sarò, ripeto, ancora a Romix. Purtroppo, essendo il primo anno che vado a Romix, non conosco né punti di riferimento né so esattamente a che ora sarò presente, quindi non posso darvi un appuntamento come ho fatto con Lucca, anche se comunque poi a Lucca non sono riuscito ad adempiere ai miei patti. Io quindi spero veramente di incontrarvi, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima. Obiezione!